Due squadre appaiate in classifica. Oggi tutte e due cercheranno la vittoria per fare un bel salto in avanti. Si comincia. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. 4-5-1 per loro oggi, modulo sulla carta equilibrato con un solo terminale offensivo e ben 5 centrocampisti. Mi aspetto una grande spinta da parte dei due esterni in fase d'attacco. Il loro contributo. Meyer, il portiere in presa sicura. Buona l'intuizione qui. Il tocco dentro. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Cross verso il centro dell'area. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. C'è grande attesa per la sua prova, potrebbe essere tra i candidati al premio di migliore in campo quest'oggi. E un Hazard! Bravo il portiere a dire di no. La deviazione, calcio d'angolo. Pallone in mezzo. Prova a servire il compagno di testa e il portiere recupera il pallone. Vent. Elvedi. Hazard. Buon possesso palla, caccia di spazio. Deli. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Premia la corsa sulla fascia. Pallone intercettato senza problemi. Traiettoria verso il centro. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Fischia l'arbitro, punizione. Preferisce toccare la corda. Maia, buon pallone filtrante, ottimo pallone filtrante. Traore, Hazard. Traore, prova a spingere il Gladbach lungo la fascia, prova ad aprire verso il compagno. Traore. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Grande uscita a valanga, coraggiosa del portiere. Eh sì, se l'hai trovato addosso prima di poter tirare. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Non è solo. Traore, parata spettacolare, in tuffo per il portiere. Hanno spezzato bene la trama qui. C'è il tocco sulla fascia. Ha l'occasione per riaprire il match. Play. Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match al loro vantaggio.
ha provato di prima e ha trovato un gol stupendo. Ah, come si è coordinato, meraviglioso, ha lasciato andare bene la gamba, ha trovato il colpo giusto. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Può contare sull'aiuto dei compagni. Meyer. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Il difensore sembrava esserci comunque. Elvedi. Traoré. Tempo da lupi, pioggia incessante che può complicare la vita delle due squadre in campo. L'equilibrio delle formazioni è compromesso, Pier. Assisteremo più a lanci lunghi che a giocate palla a terra, viste le... Buona l'intuizione qui. Traoré. Risolve problemi, grande intervento. Palla recuperata, azione interrotta. Prova a spingere il Gladbach lungo la fascia. Cerca il pallone profondo. Pericolo scampato, decisivo l'intervento, sarà corner. Palla messa in mezzo. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Hazard. Traoré. Stindl. Può scambiare con il compagno. Quinta. Wendt. Plea. Contrasto pulito, pallone in out. Apre sulla fascia, può metterla in mezzo. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Grande uno contro uno. Occhio al traversone. Palla recuperata dagli avversari. Arriva la segnalazione, sarà calcio di punizione. Deli. Flum. Intercettano bene il pallone. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo equilibrato che si chiude sull'1-1. Inizia la seconda parte di gara con la pioggia che non vuole assolutamente smettere di scendere. Stindl. Tocco impreciso, pallone recuperato. Occhio al suo movimento. Palla che è uscita, decisivo qui il pressing del difensore. Partita non facile per Hazard che sembra meno ispirato del solito e sta facendo molta fatica. Ha toccato pochi palloni, indice di uno scarso impegno e di una posizione in campo non sempre ottimale. In queste condizioni rischia di essere più un peso che una risorsa per la sua squadra. Stindl. Cercano il buco nella difesa avversaria. Stindl. Sarà corner a disposizione. Corner battuto corto. Prova a calciare. Tiro curato. Buona la sua prova nei primi 45 minuti. Può fare ancora meglio. Ha segnato il momentaneo gol del pareggio. Può affrontare. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Ha sfiorato un gran gol qui. Pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione qui mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi. Sarebbe stato un gol da favola. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Lang. Quinta. Buono il recupero. Possono ricominciare. Può essere il gol del vantaggio.
Hanno una chance su questo corner, possono sfruttarla per portarsi in vantaggio. Palla verso il centro. Meyer! La deviazione sul palo. Non riesce a bloccare, attenzione. La squadra ospite adotta la tattica del pressing per interrompere subito la manovra avversaria. Con attenzione. Arbitro che assegna il calcio di punizione. Quinta. Lang. Herman. Fuori, sarà fallo laterale. Passaggio filtrante che non va però. Buona l'intuizione qui. Gran palla dentro. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione. Prova ad andare. Grande parata, che riflesso. E sarà calcio d'angolo. Occhio al corner. Occhio al corner. Sarà nuovamente calcio d'angolo. Cross verso il centro. Flum! Che gol! Splendida rete! Sono micidiali in questa situazione di palla inattiva. L'hanno sfruttata. Grande studio, grande preparazione, grandi schemi. Gli episodi sono tutto nel calcio. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Elvedi. Plea. Kramer. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. C'è il recupero del pallone. I giocatori della squadra ospite stanno crescendo nell'intensità del pressing. Pressing che impedisce agli avversari di ragionare, ma se fatto male rischia di lasciare spazi invitanti agli avversari. Premia la corsa sulla fascia. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Si ripartirà con un fallo laterale. Pallone intercettato senza problemi. Prova a spingere il Gladbach lungo la fascia. Kramer. Bene qui il difensore. Si ripartirà con un calcio di punizione. Herman. Un altro ottimo passaggio. C'è il tocco sulla fascia. Palla messa dentro. Che riflesso del portiere sulla deviazione aerea. Vado a bordo campo, allora da Matteo Barzaghi per sapere a questo punto quanto manca alla fine. Si giocherà per altri 15 minuti prima del 90esimo. Bene così, grazie Matteo. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Kramer. Herman. Occhio, cerca l'area di rigore. Kramer. Stindl. Cercano spazi. Kramer! C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, Grande atmosfera adesso sugli spalti. Momento chiave della gara per modificare le sorti del match. Risultato in bilico, un eventuale gol adesso. Tocco verticale interessante. Pallone profondo, pericoloso. Attenzione. Ed è calcio di rigore. Arriva il cartellino giallo per lui. Ha rischiato qui, Il rosso ci stava tutto. Ultimo uomo per l'occasione. Frettissimo dal dischetto. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Dent. Kramer. Stindl. Hazard.
Grande intervento, quasi come un gol. Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Difensore spazza in qualche modo. Andiamo da Matteo Barzagli a bordo campo per sapere quanto resta ancora da giocare. Ne sono passati 85 di minuti, ne restano altri 5 da giocare. Grazie a Matteo Barzagli per il contributo prezioso. Hanno spazio per andare in contropiede. Si lanciano negli spazi. Nessun problema qui per la difesa, brutto cross. Recupera palla intercettando bene il pallone. Stindl prova a spingere il Gladbach lungo la fascia, interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Ecco il